buonasera. E stasera abbiamo una novità sul gruppo Spalla, ieri sera invece abbiamo avuto la mostra, l'aperitivo. E ci tenevo insomma a ricordarci a tutti quanti noi che quest'anno finisce il progetto delle officine culturali. Questo concerto segue quello dei Resto Mancia, chi non c'è stato, hanno aperto i Resto Mancia, che è il gruppo dell'insegnante di canto di uno dei laboratori musicali che facciamo qui. Alza le spalle, sto troppo avanti con tutti quanti, Mahatma Gandhi, io vengo in pace ma chi tace sbaglia, passo una vince in un mondo di paglia, il muro che raglia, lavora da schiavo, voglio di più di un amaro lontano, voglio di più, più stravaganti, cazzo Mario, sto troppo avanti. Tommaso, ti chiamo Tommaso. Frequentavi un centro di aggregazione simile? Una cosa del genere? No, perché... Perché non c'era? Un po' perché non c'era, un po' perché il quartiere alla fine è un po' fighetto, quindi forse non ci stanno, e un po' perché avevo la fortuna di comunque essere stato cresciuto in famiglia, perché comunque avevo questo ruolo della nonna che adesso non c'è più, non, a parte mia nonna che non c'è più, ma in generale come ruolo è un po' scomparso, invece io ho ancora avuto una crescita da bambino di quel tipo, proprio da nonna, mamma, mamma, nonna. Ti è piaciuto? Che impressione ha fatto il cantiere? Ottima, cioè, perché siamo qua, però veramente positiva. Non lo conoscevo, gustando alla fine a Roma e anche vicino. E non me l'aspettavo così. Invece proprio figo, cioè il clima, le persone. Poi sinceramente, cioè, se abitassi qua penso che lo frequenterei molto di più, perché c'è un clima familiare. Di fare musica in Italia che non è quello che passa per amici, squadra blu, squadra bianca e via dicendo, un modo molto più dal passo, suono diverso. Voglio vedervi vocale, eh? Dammi un po' di stroppo, maestro. Suono diverso, ma tutti quelli che suonano diversi. Quello che mi chiedo è quello che non lo, perché sono diverso e sono diverso. Qual era la, come dire, la musica che ascoltavi, comunque la musica che fa parte della tua storia? Che ascoltavo è sempre stato, cioè passivamente quando ero piccolo, avendo un fratello di 10 anni di più, passivamente ascoltavo i CD, i Ramones, i Saxon, però proprio perché siccome ero costretto ad ascoltarli, non ne apprezzavo il valore ma lo subivo, per cui ho avuto un... voglia così di riscatto, una volta cresciuto volevo riproporre a mio fratello, invece una cosa che non conosceva lui, quindi mi sono legato molto all'hip hop. E che altro dire, ringraziamo tutti quanti, quindi i ragazzi che fanno volontariato qui al centro, che ci danno una mano a montare, a smontare, che gestiscono il bar, che coordinano l'area musicale, e tutti quanti, non facciamo neanche un nome, così è come se li avessimo fatti tutti quanti. Buona serata e buon concerto.